Quando si dice fare canestro, la scuola basket Arezzo assieme a Destra si è infatti aggiudicata la gestione del palasport d'Agata di Arezzo che adesso diventerà Palaestra. Il comune di Arezzo, sulla base di un avviso pubblico, aveva messo a gara la gestione dell'impianto sportivo in località Le Caselle ad Arezzo. La collaborazione tra Estra e SBA è risultata vincente e i programmi di riqualificazione della struttura e di rilancio delle attività sono state presentate nel corso di una conferenza stampa proprio all'interno del palasport. È un sogno che si sta realizzando perlomeno per quanto riguarda la parte della pallacanestro aretina, ma è una cosa anche importante per la città. L'intelligenza di questa operazione, secondo me, sta proprio su queste due possibilità. Una che è quella sportiva, che con la nostra dinamicità di avere così tanti ragazzi, tante squadre, porteremo tutti i giorni persone a girare all'interno di questa struttura. Ovviamente senza l'intervento di Estra sulla parte di riqualificazione per quanto riguarda il risparmio energetico non poteva né la nostra società né nessun'altra società poter partecipare al bando per l'assegnazione di questo palasport. È un investimento che facciamo noi come Estra, anzi la nostra società che Estraclima, che lavora nel settore del risparmio energetico, a dimostrazione che Estra non è solo vendere gas e energia elettrica. Questo risparmio in parte servirà negli anni per remunerare l'investimento che abbiamo fatto, ma soprattutto servirà per rendere ridotti i costi di gestione e quindi permettere una sostenibilità a una società seria come SBA che si è aggiudicata il compito di gestire per i prossimi 10 anni questa struttura. Eh sì, questa è la formula vincente, una formula prudente ma anche coraggiosa, la formula che mette insieme il pubblico col privato, che mette insieme le società sportive con delle realtà economiche importanti del territorio e non solo, per ampliare l'offerta, migliorarla e per non avere paura degli investimenti che i privati possono fare.